fa se si vuole avere una preparazione solida nel campo dell'ingegneria industriale e in particolare in quell'area che si occupa della trasformazione delle materie prime. Tra le sostanze con cui l'ingegnere chimico ha a che fare vi sono gli idrocarburi, le risorse alimentari, le sostanze farmaceutiche, i materiali sia di tipo plastico che ceramico che metallico. L'ingegnere chimico è una figura di collegamento tra il mondo delle scienze di base e la realtà industriale e in particolare è in grado di comunicare con i chimici e i biochimici che si occupano di sviluppare su scala di laboratorio i processi. E poi progettare e quindi trasferire su una scala di impianto i processi di trasformazione considerati. Inoltre si occupa della conduzione e dell'ottimizzazione dei processi industriali, con un occhio sempre rivolto all'impatto ambientale e alla sicurezza, e ai rischi associati all'impianto chimico. Bisogna seguire e scegliere questo corso di studi se si è curiosi di approfondire e vedere le applicazioni della scienza di base che si è studiata alle scuole superiori. Inoltre è richiesta una forte motivazione e anche una certa costanza negli studi. È un corso che appartiene alla classe dell'ingegneria industriale e quindi è comune all'ingegneria meccanica ed energetica per intenderci. Quindi ai primi anni si hanno molte materie di base, quali la matematica e la fisica, che però non sono solamente teoriche, ma a detta delle stesse aziende sono conoscenze che sono fondamentali per poter risolvere i problemi complessi con cui l'ingegnere avrà a che fare nel corso della sua vita professionale. Negli anni successivi al primo si approfondiscono materie sia trasversali all'ingegneria industriale, quali quelli legati agli aspetti delle macchine, agli aspetti elettrici, così come all'informatica, ma si vanno ad approfondire anche discipline tipiche dell'ingegneria chimiche, quali la termodinamica, la fluidodinamica e le operazioni unitarie. Sempre nel corso della laurea triennale si può approfondire il proprio percorso con degli esami a scelta, dei laboratori e dei corsi di tipo soft skills, cioè di competenze trasversali. Si possono anche svolgere dei tirocini e si esce da questo corso di studi con un inglese di livello B2. Innanzitutto perché ha una solida tradizione e una forte connessione col tessuto produttivo locale, ma anche con le realtà di ricerca e aziendali internazionali. Inoltre il tasso di occupazione degli ingegneri chimici laureati a Bologna è superiore rispetto a quello nazionale, che è calcolato da Alma Laurea. Poi si hanno a disposizione nella laurea magistrale tre diversi curricula, di cui uno interamente impartito in lingua inglese, con un terzo degli studenti di provenienza internazionale. Si hanno a disposizione moltissimi tirocini aziendali che consentono di muovere i primi passi nel mondo del lavoro e numerosi scambi Erasmus e anche borse che consentono di proseguire, di completare il proprio percorso di studi anche fuori dall'Europa. E c'è anche un accordo di dual degree con la Columbia University di New York. Inoltre, dal 2020 mi preme sottolineare che tutti i nostri corsi, compresi i laboratori, sono stati trasferiti in modalità online e che questa modalità, insieme a quella tradizionale in presenza, sarà mantenuta anche per l'anno accademico successivo. Infine, Bologna è una città vivacissima dal punto di vista culturale e consente agli studenti di avere numerose occasioni di aggregazione ma anche di crescita personale, che insieme alla crescita dal punto di vista educativo riteniamo assolutamente fondamentale.